esserci, quasi esserci. Il fosso avvoltoio. Facciamo finta di essere frizzati. Va bene, aspetta. Adesso mi è entrato sicuramente delle mosche in bocca. Ci Sono siamo! No, vedo solo Nio e non vedo per nulla l'anteprima, ma dovremmo esserci. Sono le solite latenze moleste di Twitch. Twitch, esatto, ci siamo. Ciao ragazzuoli, ciao Wildbone, Ciao! ciao Nio, ciao Elbozzu, oh my dog. Refrain. Oh my dog, è bellissima la nuova esclamazione che da ora in poi utilizzeremo sempre e Per qualsiasi comunque. cosa. Allora, ragazzuoli, buonasera e benvenuti a questa live pomeridiana dedicata a Prey indirettamente, perché diciamo questa miniserie è aspettando Prey. E oggi giocheremo a Bioshock, nello specifico alla versione rimasterizzata uscita quest'anno per PlayStation 4 e Xbox Giochiamo Bioshock dopo che un paio di giorni fa Ale vi ha fatto vedere anche System Shock, e questi sono sostanzialmente quelli che possiamo considerare i padri spirituali del Esatto. prodotto di Arkane Studios, che vi faremo vedere domani a partire dalle 5. Come sapete, Bethesda manda sempre i titoli al day one, o quasi. Alessandro in realtà ce l'ha già e stanotte ci smanetterà, io lo so. Smanetta, smanetta solo su quello, mi raccomando. Se mi esatto, va bene, sai, io ho delle abitudini altamente tennistiche quando si tratta di darmi piacere, quindi lasciamo perdere. Ma cominciamo pure, senza incedere in discorsi imbarazzanti. Allora. C'è anche Tribal Moo che dice Bioshock, il mio gioco preferito di sempre. Adesso lo rivediamo un po'. Sei uno che ci vede lungo, ci vede. E ne parliamo. Vi ricordiamo, c'è Wisebot? Sì, c'è. C'è Wisebot e ci ha appena avvertito che siamo online e oggi giochiamo a Bioshock. E che dall'ultima sessione si è iscritta anche una persona in più. Vi ricordiamo che se effettuate l'iscrizione durante le live, compare il messaggino che io vedrò in differita, e quindi sarà Alessandro che vi saluterà. Bollon Esatto. zombetto. Ci raggiunge anche Skyblue Ross, poi c'è Angelo, Carlo, Guggo, Alessio 1985. Benvenuti a tutti. Allora, che Allora, cosa facciamo vedere? Partiamo da capo. partiamo da capo. Secondo me, anche perché i momenti sono bellissimi, Sì, bellissimi. Io direi di molto belli. giocarcela a medio, anche perché le mie attuali capacità di coordinazione mano-occhio sono ridotte all'osso. Perché Quindi. Alessandro ha fatto la nottata per scrivere la recensione del DLC di Nioh che trovate online, e anche la recensione dell'update gratuito che troverete online se non fra qualche minuto, poco più avanti. Allora, no, carica nulla, nuova partita, accetta cambiamenti, scegli le difficoltà, va bene. Ah, ok, avevo premuto chissà cosa. C'è anche Alessandra che ha fatto a corsa per tornare a casa dal lavoro per vedere questa splendida live. Speriamo che sia splendida. Ciao Bereor, Artemisia! Machi Machi, Jed Sparrow. Ciao belli, ciao a tutti, grazie per essere qua. C'è Allora, la creme della Bioshock. creme. Bioshock, che poco prima di andare in diretta, Alessandro mi chiedeva quando è uscito. Ben Ed dieci è anni uscito fa. ben 10 anni fa. Ben 10 anni fa. E Quando mamma e papà mi dissero devo suona dire io che però mi secondo me, raccomando se, non lo, giri se il ci mondo. ripenso al Mi dissero, gioco, figliolo, probabilmente è tu ancora sei speciale, attualissimo, sia per sei uno. tematiche Porca miseria, che per meccaniche. che per meccaniche di gioco, assolutamente sì. Qua. Vabbè, poi la narrazione è splendida, veramente Vabbè, splendida. c'è la testa di Ken Levine dietro, che tra l'altro noi l'altra volta abbiamo fatto vedere System Shock 2, che è stato un po' l'esplosione della creatività di Levine, che non è che è nato con System Shock 2, ma sicuramente è stato conosciuto, è diventato noto al grande pubblico grazie a quel titolo, che tra l'altro al tempo ha venduto praticamente nulla, cioè almeno rispetto a quelle che erano le aspettative di Looking Glass Studios. Esatto, anzi, Looking Glass Studios poi venne chiuso poco dopo, se Esatto, non erro. purtroppo è stato il gioco che ha ucciso Looking Glass Studios. Vabbè, succede spesso, Succede però purtroppo spesso.
Per fortuna, in realtà, buona parte del team di sviluppo è confluito poi in Irrational Games, esatto, che ha fatto questo primo Bioshock, ha saltato il secondo era un progetto, insomma, non ispiratissimo e come si vedeva, direi. E si vedeva, e poi però ha fatto l'ottimo Bioshock Infinite, che secondo me a livello narrativo chiudeva il cerchio in una maniera clamorosa, veramente perfetta. Clamorosa. Cioè, ci sono stati dei momenti di puro imbarazzo cerebrale. Senti, ma se io in questa live dico per cortesia, tu sei obbligato per contratto a fare tutto quello che ti ordino? No, non so se sono obbligato per contratto, però mi hai incuriosito. Cioè, tipo, quindi era per cortesia la traduzione. Era vero, per cortesia. Sì, sì, era per cortesia la traduzione del comando ipnotico. Quindi sono comunque incuriosito. Se adesso tu mi chiedi delle cose strane, probabilmente io le farò comunque, senza neanche chiedere il perché. Allora, a che punto siamo? Perché io non stavo vedendo la diretta perché mi si era bloccato tutto. Siamo appena entrati nel faro. E stiamo vedendo il faccione di Andrew Ryan, nessuna divinità o re, soltanto l'uomo. Tra l'altro sappiate che me la sono rigiocata tantissimo questa battuta, e nonché molti dei motti di Andrew Ryan, l'umanesimo estremo, me ne ho fatto un po' la mia filosofia di gioventude. Allora, ricordiamo peraltro che proprio dietro alla figura di Andrew Ryan si cela sostanzialmente un doppio videoludico dell'autrice della Rivolta di Atlante, che è Ayn Rand, non so se la conoscete. Anche Andrew Ryan è un po', diciamo, un riassemblamento, una sorta di anagramma del nome di Ayn Rand, che è una... scrittrice naturalizzata americana che ha scritto alcune delle opere più importanti della letteratura americana, appunto, fra cui La Rivolta di Atlante. La Rivolta di Atlante, a cui Bioshock si ispira pesantemente, sia nelle idee, diciamo, politiche che traspaiono dalla società poi tratteggiata da Irrational Games, ma insomma ci sono anche altri elementi di continuità, anche i nomi dei personaggi, proprio tipo Atlas, perché in La Rivolta di Atlante in originale è Atlas Shrugged, e anche Frank Fontaine, che è un nome che rimanda a un'altra delle opere di Rand. Come sapete, io non so leggere, quindi cioè, faccio affidarmi comunque. Dove lo scienziato non sia limitato. Tanto abbiamo perso Francesco? No, no, ci sono, stavo leggendo. Non ti sentivo più. Siamo in avvicinamento a Rapture. Può diventare anche la vostra città. Diamine, che bella. Cioè, ci stanno veramente dei guizzi di potenza creativa incredibile in Irrational Games. E tra l'altro mi dispiace un casino, in realtà da una parte sono contento del fatto che Irrational Games abbia un po' chiuso il cerchio e quindi concluso la sua esperienza con Bioshock, perché il rischio è quando uno continua a battere il dente, il battere la lingua su un franchise, finisce poi per togliergli la vivacità creativa, a meno che veramente dietro non ci stanno dei campioni di game design. Tra l'altro loro potrebbero benissimo essere qualificati in questo modo, però io capisco perfettamente il punto di vista di Ken Levine. Mi dispiace che, visto che è ovvio che 2K ha tutto l'interesse nel campare comunque nel continuare a creare titoli Bioshock, perché è ragionevole, insomma, è un brand importantissimo, ho il terrore di vedere cosa potrebbe uscire fuori, un po' come pensare a un Metal Gear Solid senza Kojima. Allora, devo dire che il 2 non era ispiratissimo, ma non era neanche disastroso, si lasciava giocare, diciamo che il confronto con il primo capitolo e poi quello successivo era abbastanza squalificante. Guarda, però comunque era un titolo che aveva un suo perché. Ti faccio comunque un paragone che non c'entra nulla,
Non so se voi avete visto, ragazzuoli, in chat un serial che si chiama True Detective. Ora, Io sì, personalmente. perché sei una brava persona. La seconda stagione è una serie enciclopedica, quindi non. Antologica. Anzi, è enciclopedica. Madonna, che ho tirato fuori! Una serie enciclopedica! Ok, è una serie antologica, quindi ovviamente ogni stagione fa corpo a sé stante, corpo narrativo a sé stante. E il fatto è che la seconda sarebbe anche bella. Peccato che esiste la prima. Capito? Il problema della seconda è che esiste la prima. La stessa cosa La è prima era proprio smisurata Madonna, nel clamor, ma anche confronto. attorialmente proprio gigante. E il problema di Bioshock 2 è fondamentalmente il fatto che prima c'è stato Bioshock e le aspettative non erano alte, erano Di più. colossali. Esatto. Comunque sì, complessivamente sono d'accordo con te che alla fine, allora, secondo me i cicli produttivi dei Bioshock della serie erano comunque sostenibili, perché non era una roba a cadenza annuale che poi tende a scadere in fretta. Però sono d'accordo con te che, cioè, io sono contento che abbiano chiuso, peraltro chiuso in quella maniera con una, Esatto. un concetto di multiverso che parla proprio della ciclicità anche degli errori dell'uomo, se vogliamo, della caduta e della nascita e della caduta delle utopie. È quello il discorso che poi vuole fare, secondo me, Ken Ma Levine e poi tra Rachel l'altro Gates. ci stanno rimandi esistenzialistici clamorosi, ci stanno domande sui massimi sistemi, sulla natura stessa dell'universo, sulla natura dell'esistenza, della scelta, cioè cose. Ale, ti dicono di attivare i sottotitoli. Mi dicono Perché di se attivare i vogliamo sottotitoli. parlare, almeno attivate i sottotitoli, così la Ok, gente segue ragazzi, la cosa. avete ragione. Volume, 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 opzioni di gioco. C'era qualcuno che mi sembra Sottotitoli. Felix che diceva: Alessandro e Francesco, qual è il vostro Bioshock preferito? Ovviamente dovete contestualizzare. Allora, personalmente è stato il terzo. Allora, il secondo è un po' un'esclusa ad interim per i Sì, motivi che sì. abbiamo detto finora. Quindi diciamo che la battaglia è un duello tra il primo e il terzo. Il terzo perché per quanto avessi odorato, tra virgolette, il finale non mi ha comunque fatto scoppiare il cervello. E quando succede una cosa del genere, cioè quando veramente ti fermi un secondo, poggi il pad o qualsiasi strumento ludico tu stai utilizzando in quel momento e dici: porca miseria, che cosa mi ha dato? Lì è praticamente. Cioè, Sì, il allora, punto massimo della creatività, secondo io me. sono d'accordo con te, sono anche d'accordo, cioè penso anche che sostanzialmente senza il primo il terzo non avrebbe potuto fare quella cosa lì. Ragione. Personalmente a livello di contesto e anche appunto di rimandi letterari e anche di incisività dei personaggi, anche degli antagonisti, il primo mi abbia dato qualcosa di più. Quindi per me, nonostante il primo abbia il problema opposto, ovvero un finale eccessivamente sbrigativo e insomma tanto da sembrare quasi inconcludente, poi per il quadro distopico che riesce a dipingere e per gli antagonisti che ti mette di fronte, l'ho trovato molto più indovinato, quindi io dico il primo. Fermo restando che sì, a livello narrativo quella conclusione lì è qualcosa di unico nella storia dei videogiochi Tra ed l'altro con è. i DLC che sono praticamente una parte inalienabile, secondo me, dell'esperienza in questo specifico caso. Bellissimi, sì. Lian chiede: come mai un ritorno a Bioshock? Mancanza di capolavori? No, Bioshock, cioè stiamo facendo questa diretta un po', è una miniserie che abbiamo chiamato Aspettando Prey e stiamo E manca rigiocando veramente i. poco, ragazzuoli, manca Esatto, veramente perché poco. domani ve lo facciamo vedere e stiamo rigiocando quindi quelli che sono i titoli che più hanno probabilmente ispirato il design di Prey. Fra l'altro, è proprio, cioè, il Arcane Studios sembra proprio l'erede spirituale di Looking Glass, perché se ci pensate, Dishonored potrebbe essere paragonabile a un Thief moderno.
Thief di quelli sì, classici, di quelli tradizionali, di quelli belli, esatto, non dell'ultimo che è arrivato per merito o demerito di Square Enix. E questo Prey potrebbe veramente essere avvicinato a System Shock. Quindi è molto bello che ci sia un team di sviluppo che abbia recuperato un canone ludico che andava fortissimo negli anni 90 e che poi è stato sacrificato in nome di un po' di linearità, di insomma uno sviluppo narrativo diverso anche del medium. Tra l'altro ne parlavamo proprio durante la diretta di System Shock, che a parte le scelte narrative, oggi purtroppo, o per fortuna in alcuni casi, perché si tratta comunque di un medium che si sta evolvendo anche per abbracciare un pubblico sempre più ampio, da un certo punto di vista ci siamo un po' instupiditi, diciamo, come dal punto di vista della malleabilità mentale durante il gameplay. Cioè, per dire, io una cosa che ho apprezzato tantissimo di Prey durante le prove che ho fatto con il gioco è che alcune delle soluzioni che puoi mettere in piedi per raggiungere l'obiettivo del momento, che può essere attraversare una porta, che può essere raggiungere un punto oppure sconfiggere un nemico, sono cioè non sono intelligenti di per sé, richiamano un approccio intelligente al gameplay. Sì, 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 è vero, è vero. È una cosa che un pochino si è persa, e tra l'altro ci facevo caso proprio giocando a System Shock, perché ovviamente da lì, cioè quello è un classico esempio di gameplay molto, molto stratificato e intelligente. Tra l'altro il primo System Shock era veramente complesso, già col secondo hanno cercato un po' di semplificare, almeno nella forma, molte cose, perché il primo era per alcuni versi inaccessibile, cioè difficile proprio. Anche, ma a partire dall'interfaccia, cioè era un vero casino. Eminami dice: a me Bioshock non ha mai convinto. La prossima volta che lo ritrovo in sconto su Steam me lo consigliate, intendo tutta la trilogia. Assolutamente sì, sì, c'è sì. Già Sky Blue Ross e Man vs. Food e Filx che ti dicono vai tranquillo. E in effetti fallo. Ci sono anche delle domande relative alla versione PC di Prey, perché rispetto a quella PlayStation 4 e Xbox, che sono belle grossotte in termini di peso, proprio 42-38 GB, quella PC è meno di 20, esatto. Circa 18. Ho scaricato 17 giga e 900, se non sbaglio. Ma tu l'hai avviato? Non l'ho avviato per nulla, io l'ho solo visto a Londra. In no, era per capire se è completo, seppure c'è una patch allucinante. Ho scaricato tutto, compresa l'aggiornamento di sblocco. Sì. E non mi è scaricato più di 19 giga. Ok. Corri 66 chiede: ciao a tutti, Prey o Horizon Zero Dawn? Sono due. Allora, a parte che Prey ci piacerebbe giocarlo più approfonditamente, purtroppo, ripetiamo, Bethesda ha deciso di mandare le copie review non solo di Prey ma di tutti i suoi titoli solo al day one, e quindi insomma inizieremo a giocarci sostanzialmente dopo questa diretta, e ci piacerebbe provarlo prima di dare una impressione più approfondita. È un titolo molto promettente, sono anche due titoli molto molto diversi. Uno è un open world strutturalmente comunque classico, sebbene con questo gameplay molto trascinante, molto epico, legato proprio agli scontri con le macchine. L'altro invece, come dicevamo, recupera questo canone che noi stiamo facendo vedere con System Shock e con Bioshock, che arriva dagli anni 90 e promuove una libertà integrale anche nell'interpretazione delle varie situazioni. C'è anche da dire che sono molto diverse anche le ambientazioni, perché cioè la fantascienza secondo me è una di quelle cose, di quei setting che un po' o ti piacciono oppure tendono a escludere. Cioè, è un setting che ancora oggi i publisher considerano rischioso. Sì, sì, ma è per questo motivo qui secondo me, perché se non ti piace l'idea del futuro dell'esplorazione spaziale, proprio probabilmente paradossalmente il fantasy, anche se il gioco è bello, molto più sicuro, per quanto sia fondamentalmente distante da quello che è il nostro vivere quotidiano, forse proprio per questo, forse proprio nel senso che magari intravediamo nello sci-fi
Cioè, abbiamo più difficoltà a effettuare quella sospensione della credulità con lo sci-fi, con il sci-fi, rispetto al fantasy, non lo so. Rimane il fatto che effettivamente sì, è molto meno apprezzato. Comunque, qua ricordiamo brevemente, siamo, vabbè, lo saprete tutti, siamo a Rapture, stiamo vedendo un attimo quella che è sono i resti della città, diciamo così, che doveva essere una città costruita, sulla base delle idee utopiche di Andrew Ryan, e poi, insomma, dopo è successo qualcosa che ha portato alla distruzione integrale di questa società. Come dicevamo, Bioshock si ispira alla rivolta di Atlante. Anche nella rivolta di Atlante, il libro, c'è una sorta di città nascosta, non subacquea, ma all'interno di una gola, che si chiama proprio la gola di Gaunt, in cui si rifugiano. Lì, in Madonne. quel caso, per le Madonne, esatto, in cui si rifugiano le Madonne, in cui si rifugiano per scioperare, diciamo, tutti gli intellettuali, della società, e poi il loro sciopero finisce con un esito positivo, perché addirittura alla fine del libro le luci di New York si spengono, segno che lo sciopero delle grandi menti della civiltà ha portato alla caduta integrale della società. Qui è successo qualcosa di diverso, ovvero l'utopia si è trasformata in una distopia, come spesso succede. Quali sarà il motivo è legato principalmente alla scoperta di questo Adam, che il protagonista può utilizzare per modificare, Il proprio acquisire delle corredo abilità. genetico, sì. Esatto, modificare il proprio corredo genetico e acquisire delle abilità. Cosa che tra l'altro vorrei fare nella vita quotidiana. Immaginate andare a fare la spesa con la telecinesi, cioè banane che volano ovunque, ovviamente ad altezza grembo, per lo più, ma adesso sempre queste sono sempre parentesi infelici. Elstars Gaming ci dice: Francesco Alessandro, come vedete un Aliens con lo stile di Bioshock e Prey come seguito ad Alien Isolation? Beh, io Io potrei potrei anche fare le veramente pirouette. macchiarmi le braghe comunque. Cioè, sì. Considera che questo qui è in linea di massima il mio stile preferito Sì, per i sì, giochi. sì. Perché è un mix di avventura, FPS, evoluzione ruolistica, tante cose. E se tu ci metti un brand come quello di Alien, veramente mi inviti a nozze. Vereor chiede: vi aspettate dei DLC per Dishonored 2? Io ho amato alla follia questo gioco e vedere dei DLC come quelli del primo sarebbe stupendo. A me sembra che abbiano già escluso la cosa. Non vorrei sbagliarmi, ma non c'era Season Pass e poi proprio non avevano pensato a supporto post-lancio paragonabile a quello del primo capitolo. È anche vero che quello del primo capitolo è stata una cosa un po' particolare, perché se tu prendevi due DLC narrativi, c'era anche le prove di Dunwall, ma era una cosa diversa, era un po' arcade. Se tu prendevi due DLC e li mettevi insieme, veniva fuori un altro gioco completo. Non Praticamente è sì. detto che non possano magari pensare a una cosa del genere, ovvero invece che farci aspettare tanto per avere un eventuale sequel, magari ci fanno un'espansione paragonabile a quella che può essere quella di Uncharted, quindi lasciano passare un annetto e mezzo e poi ci fanno un'espansione più corposa, magari anche standalone, perché Scusate, no? ma lo devo fare in tutti i videogiochi. Io quando capito in bagno tiro, comunque, sempre. Mi sembra giusto, è dai tempi di Duke Nukem, spero. Esatto. Esatto, Tra l'altro ok. ricordiamo che in Duke Nukem gli specchi funzionano meglio che in Mafia 3. Ricordiamo questa cosa qui. Ricordiamo che in Duke Nukem potevi pagare anche le spogliarelliste e ti facevano vedere le tette. Alessandra chiede: domanda su Prey. So che per acquisire poteri si devono scansionare nemici, ma come si fa? Yes. Allora, a un certo punto del gioco, più o meno terza, quarta ora, trovi un oggettino che si chiama psicoscopio. E quell'oggettino lì te lo metti in testa e ti dà sia la possibilità di individuare nell'ambiente i mimic, che come sai sono in grado di confondersi con oggetti di uso comune, sia chiaramente osservando non solo i mimic, ma tutti i tipi di Typhoon per più tempo, apprenderne le abilità.
e quindi di conseguenza i poteri. Ovviamente, facendo questo, trattandosi comunque di una contaminazione genica del corredo del protagonista, tu diventi sempre più alieno e sempre meno umano. Questa cosa qui fa parte del metagioco, tra virgolette, di Prey, perché non solo teoricamente tu cominci a cambiare realmente quello che sei perché perdi i neuroni specchio, che sono i neuroni che ti danno la capacità di provare empatia, no? Quindi Ok. diventi privo di sentimenti, sempre metaludicamente, perché in realtà sei tu che poi scegli questo approccio, no? Vieni riconosciuto sempre meno come umano dai dispositivi di difesa a bordo della Talos One. Quindi ci sono delle conseguenze fattuali nel gioco. Non solo, se tu sei alieno, o comunque ti avvicini a essere un typhoon, almeno dal punto di vista genetico, attiri comunque l'attenzione Dei di. sistemi di difesa Non interni solo, alla ma anche stazione. di un tipo di alieno particolare che si chiama Ah, sì, me lo l'incubo, dicevi. Sì, l'incubo, l'incubo. che è veramente spiacevole, specialmente nelle prime ore di gioco. Quindi tu mi dici, ma allora perché li prendi a fare i poteri? Perché uno ti Perché. facilitano un casino la vita, due perché sono super mega fighi, quindi devi. Intanto qui ho visto che abbiamo fatto la conoscenza del Big Daddy, questo palombaro, diciamo così, Mica che bel che design il Big Daddy. questo palombaro che serve a proteggere le sorelline. Le Che è successo? È no, apparso Geoff Keighley. esatto, così, a mozzo. Che cazzo era? Scusami. Perché l'edizione speciale, cioè l'edizione rimasterizzata, in giro per i livelli, ti è rimasto sorpreso per l'apparizione così Hi, I'm Geoff Keighley. Ma estemporanea. che cazzo? Praticamente niente. Ecco, ho premuto l'Adam così per motivi. Che fai? Praticamente ci sono queste bobine dorate in giro per i livelli, adesso, Sì. che ci fanno partire i commentari. Ma E ha, il hanno commento è coinvolto di Geoff anche. Keighley? Hanno coinvolto anche lui, sì. Perché lui No, mi hanno comunque rovinato il gioco. è un Scusatemi. authority, Basta, no? io me ne vado. Basta. C'è Wisebot che dice: questa live ti sta piacendo? Dai anche tu un pugno a Geoff Keighley. E lo dice ogni 10 minuti, cioè, vedi. Esatto. E c'era anche Giangi che diceva: il simpaticissimo bot dove è finito? È qua. Ma questa live ti sta piacendo? Mi sa che lo dobbiamo mettere in sovraimpressione in qualche maniera, eh. Lo Non c'è possiamo mettere in arrivato neanche uno sovraimpressione. zombino, peraltro. Siamo molto dispiaciuti di questa cosa. Ragazzuoli, cominciamo a fare proseliti, chiamate Esatto, amici e parenti. iscrivetevi, invitate la gente che Così così arrivano gli evochiamo lo zombini e noi zombie. siamo felici. Esatto. Allora, c'era Verior che chiedeva se faremo una diretta di Destiny. Sicuramente sì, io già penso di farvi una diretta su Facebook, quindi potete seguirmi, mi trovate ovviamente come Francesco Fossetti su Facebook durante l'evento, però poi so con certezza che sarà possibile acquisire la versione PlayStation 4. Di Destiny 2, ovviamente, non Destiny 1. E quindi quando tornerò da Los Angeles faremo anche una bella diretta con un commento al gameplay. Lian dice giustamente: il bello di Bioshock era che la prima volta che si incontrava il primo Big Daddy ti chiedevi, ma sono già al boss finale? Perché Esatto. erano cattivissimi. Erano Minchia, cattivissimi. ancora adesso sono delle vere e proprie spugne per i proiettili. Cioè, clamoroso. Però, ovviamente, non incontrandoli ogni 10 minuti, non sono nemici comuni. Quindi va bene così. Però, minchia, che paura. Veramente. Che cosa fai? Bellezza in bicicletta. E abbiamo un nuovo maledetto. Un nuovo follower. Chi è? Chi è? Non l'ho visto perché stavo morendo Eccolo, male. ecco, il serpe. È un nuovo una sega. Nuovo una sega. È il serpe che. Sei un maledetto troll. Guarda, serpe, non fare il furbo, eh. Che se vedo che vai e vieni, Poi dico a Wisebot partono le botte. di metterti in riga.
certo, sono partite Follow giustamente è il nuovo, è questo analogismo che ci piace, abbiamo un nuovo follow plurale followi giustamente. Sì, ma vogliamo, smettiamo per favore di picchiare l'uomo con la chiave inglese, vi prego. Penso che quello non succederà mai. La chiave inglese si poteva potenziare, non me lo ricordo. No, la chiave inglese solo no. Solo le armi. Sì. La chiave inglese non ha bisogno di potenziamenti, è già l'arma perfetta. Serpe dice giustamente, non potete bannarci tutti, noi siamo infiniti. E ha ragione, perché gli account fake del Serpe sono un numero imponderabile. Serpe, sei un'entità astrale praticamente. Sei il numero. E niente, qua ancora non si è visto nulla di Frank Fontaine, Atlas, no. No, ma non manca molto, non manca molto. Adesso cominciamo secondo a fare la conoscenza voi, di Frank. Chiede Tribal Mu, quanti possibili finali ci saranno in Prey? Forse solo due legati all'essere alieno umano. Tu avevi parlato con il team di sviluppo, non mi ricordo. Sì, allora io avevo parlato con il team di sviluppo e hanno confermato che ci saranno... Allora, fondamentalmente la trama è una, no? Mm. Ovviamente ci saranno diverse modi per arrivare a una stessa conclusione, a una conclusione, e lì ci saranno comunque diversi finali a seconda di come... Io tra l'altro stavo lì a aspettare che mi picchiassero così gratuitamente, potevo tranquille. C'è anche Angelo che finali. Ci posta la news dicendo che ci sono dei finali multipli. Sì, ci saranno dei finali multipli, cioè il percorso narrativo è lo stesso, che si potrà vivere in diversi modi, ma comunque condurrà a finali multipli determinati dal comportamento del giocatore durante il gioco. E non so se saranno solo due, perché ovviamente sono particolari che il team di sviluppo non ha voluto condividere, anche perché ragionevolmente avrebbe un po' spoilerato delle cose. Certo. Però mi fido, diciamo, sul fronte narrativo ci sta quella bella capocciona di Chris Avellone. Il nuovo Torment, chiede Elstars Gaming, è stato scritto da Avellone? È stato scritto parzialmente, se non ha avuto, sì, c'è stata una collaborazione abbastanza importante di Avellone, ma non è stata esclusiva, perché non è tratto da direttamente, cioè non rientra nel canone della saga, perché è ambientato in un altro mondo narrativo, in un altro universo narrativo, e quindi c'è stata, diciamo, una collaborazione, sì, ma non è stata, diciamo, su tutta la linea un lavoro di Avellone. Jarko Alenub ci si aggiunge ai nostri followi e noi lo ringraziamo. Adesso arriva anche lo zombino. Ale Fra chiede Alessandra, voi l'avete letto il libro di Bioshock? No, devo dire no, mea culpa, non riesco ancora a togliermi i pregiudizi legati alla letteratura, non ce la faccio, abbiate pazienza. Ho provato a leggere, cioè è stato un periodo quando è uscito il primo Dragon Age che ero infognatissimo nella lore di Dragon Age, perché mi ricordava i bei vecchi andati di Dungeons and Dragons. Solo che faceva veramente schifo a retto, quindi ho faticato tantissimo e non portava da nessuna parte e ho lasciato perdere. Senti, ma chi è sto Jarko? Non lo so. Ma come? Dicono tutti che tu lo sei. È tornato Jarko! Jarko! No! No, 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 no. Se è il mio eroe Jarko è veramente... Cioè, tu non sai, Fra, ma Jarko... No, io non so. Jarko ieri... ha salvato il culo, ma proprio clamorosamente, a me. Sì. Nel frattempo Scroll 122 è uno dei nostri, è entrato nella famiglia degli zombini. Perché colpisco le torrette mie? Jarko ci ha salvato la vita in Alien Swarm, ma proprio di brutto. Cioè faceva l'aprivia, massacrava tutto e io e Angelo andiamo dietro a praticamente ginocchioni. Ok. Toccandogli distrattamente i gingilli, giusto così per buon augurio. Va bene.
Scroll 122 dice: non vedete troppo Dishonored in questo nuovo Prey? Allora, innanzitutto non c'è troppo Dishonored in niente, secondo me. Esatto. No, io lui dice: io da quando ho provato la demo non riesco a togliermi questa idea. Allora, l'idea che mi sono fatto io è che ci siano degli elementi di Prey, ma secondo me l'ambientazione sci-fi ed anche alcuni poteri distanziano in maniera abbastanza netta le due produzioni. Anche il modo di fare stealth secondo me è un po' diverso. In più poi tutto quel substrato ruolistico legato al sistema di crafting, alla possibilità di riciclare gli avversari addirittura, o comunque gli oggetti dello scenario, mi sembra che comunque gli dia una vibrazione, diciamo così, un po' diversa rispetto a quella di Dishonored 2. Fermo restando che, essendo lo stesso team di sviluppo, è chiaro che gli elementi di continuità saranno forti e fortemente riconosciuti. Tra l'altro, io, Scroll, ti parlo di un'altra cosa. Ti parlo della direzione artistica. Ora, io la prima volta che ho giocato a Prey, ho giocato l'ora che avete giocato tutti e che io poi ho rigiocato in live, che è fondamentalmente la prima ora, che in realtà poi sono 2 ore e 20 se tu esplori tutto, esatto, del gioco. E lì vedi lo stile Art Deco che è stato riproposto alla stragrande in Dishonored, no? Sì. Ma già se vai più avanti, verso la seconda, terza, quarta ora, cominci a vedere molto dell'altro, cioè cominci a vedere i cunicoli di Alien, cominci a vedere. Sì, ma guarda, che me lo diceva il team di sviluppo, che Prey vuole essere anche proprio un viaggio all'interno delle varie epoche della fantascienza. Perché sostanzialmente molto bene in questo. Sostanzialmente l'idea è quella che la come si chiama, la stazione Talos One sia stata lanciata negli anni 60. Cioè il Prey si ambienta in una sorta di futuro alternativo, in una sorta di è una sorta di Allo Storia, in cui quando tiri fuori questi termini, esatto, mi fai innamorare. Nel mondo di Prey, in pratica, la conquista dello spazio, insomma la ricerca spaziale, non si è mai fermata, i governi ci hanno investito sempre di più e quindi siamo molto più avanti, insomma, a livello di evoluzione tecnologica. La stazione Talos One però è stata proprio lanciata negli anni 60 e poco a poco si è espansa, cioè ogni decade, grazie ai fondi governativi, ha acquisito nuove, cioè sono state costruite nuove installazioni, nuovi piani, se vogliamo vederla come una sorta di, insomma, nuove strutture. Quindi si vede proprio, ricorda un po', non so se voi conoscete il manga Blame, no? Sì, cazzo. Come sì, la mega struttura di Blame, sì, sì, no? Sì, che sì, è autodeterminante in qualche forma. Sì, sì, sì. Concettualmente può essere riconducibile a quel tipo di idea, che quindi è una figata. Dicevo, andando avanti si vedrà si vedranno tutti gli stili della fantascienza, quindi l'art deco, appunto, come dicevi tu, degli anni 60, la fantascienza sporca, ruvida degli anni 70, quella probabilmente un po' più sgargiante sopra le righe degli anni 80, l'esistenzialismo degli anni 90, insomma tutti i filoni della fantascienza saranno esplorati abbondantemente anche a livello stilistico. Jarko dice, Jarko, che poi completa il suo nick con Ale Noob, giustamente, dice: buonasera umani, perché Jarko, a cioè, quanto ho capito, questo, è... no, questo qui, io te lo dico chi è, questo è Roberto, Robbe Mani, che si è fatto... No, no, questo è il Serpe, te lo dico, no, io, no, chi è. Non è possibile, sì, che è un X account del Serpe, no, non è possibile. Vedrai. Allora, Hellstar Gaming, poi Alessandra rispondo anche a te. In questo Prey ci sono leggeri rimandi al Prey originale o hanno solo ripreso il nome? Solo ripreso il nome, non c'è proprio nulla, è proprio una cosa diversa, completamente diversa. Alessandra chiedeva: preferisci i minigiochi per aggirare le torrette di Bioshock o quelli per hackerare le porte di Prey? Assolutamente quelle di Bioshock, ma al 5000%, guarda. Guarda, è l'unica cosa che veramente, ma veramente non mi è piaciuta per nulla nel gioco, ma veramente. Perché li ho trovati sbagliati. Proprio sbagliati, vabbè. Sì.
non mi sono piaciuti per nulla, cioè privi di immaginazione, non saprei neanche spiegartelo in maniera più chiara, cioè veramente brutti. Brutti anche da fare, cioè nel senso da giocare. Adesso vi lascio uccidere dalle mie torrette. Morite male. Sai che questi minigiochi non me li ricordavo per niente? Ma io perché l'ho rigiocato relativamente di recente, adesso non proprio di recente, ma quando è uscita la remaster, insomma, e quindi ce l'avevo abbastanza freschi. Ma ti togli torretta con questa violenza anche un po' sessifera. Sessifera. Sì, perché mi ispira, capito? Adesso è comunque una macchina che sa dare piacere. Scusami, ma tu mi dici che ti ecciti quando tiro fuori le parole tipo che cos'era? Allo storia. Allo storia e mini archismo e poi tu mi dici sessifera, cazzo. Ma perché, sai, rispondo al fuoco col fuoco. Biekodan, che non ho, è un nome che non vedo spesso, che saluto. Siete tanti, quanti siete? Ah, siamo più di 300, va bene, ci fa molto piacere. Ma basta. Grazie per essere qua a rigiocare con noi un po' di questo capolavoro ancora attualissimo. Io lo vedo giocare, proprio non è invecchiato, cioè è invecchiato benissimo. Schivo corpi. Ma santa polenta. La famosa ucronia. Sì, esatto, Vereor. La famosa ucronia. Un numero di Dylan Dog bellissimo. Fossetti meglio di un dizionario. E invece Alessandro si dedica alle formazioni di nuova coniazione, così. Esatto. Violenza sessifera, torretta sessifera. Ma facciamo basta. Biekodan dice: io preferisco Infinite che meno horror, anche se oggi vanno di moda. Sì, vabbè, questo cioè in effetti è un po' horror in certe sue trovate, anche se io personalmente non l'ho mai percepito poi con quell'accezione là. Però ho letto tanti utenti che l'hanno trovato horror e alcuni addirittura fin troppo disturbante per portarlo a termine. Diciamo che comunque Bioshock era un po'... era horror in un momento in cui l'horror non aveva questo rilievo, erano esattamente 10 anni fa, ed anzi forse era proprio nel mezzo della crisi, no, forse la crisi dell'horror game è un po' più recente, ora non mi ricordo quali altri titoli sono usciti nel 2008. Però sicuramente è precedente a questa rinascita poi a cui ha dato l'avvio Outlast, anche in qualche maniera anche tutti quei titoli un po' più piccoli, almeno nelle ambizioni, un po' più limitate nelle ambizioni, come potevano essere Slenderman e compagnia bella. È già arrivato alla clinica, torno adesso dalla canonica pausa te. Alessandro va veloce, che io credi? Ragazzuoli, cioè, proprio. Poi lagging, come sapete, è proprio il mio linguaggio. Sky Blue Ross dice: no, vabbè, qualche jumpscare te lo fa fare, però. È possibile. Bioshock, a me è diversi. Allora, io non lo trovo un gioco horror in linea di massima, perché secondo me non rientra nel canone. Però ha i suoi momenti. E comunque prima stavo pensando che disturbante non necessariamente comunque fa riferimento all'horror, specialmente secondo me in questo caso, perché effettivamente ha dei momenti in cui sa essere disturbante, ma non lo trovo horror nel senso classico. Sono d'accordo con te. Giangi mi dice: Fossa, come mai la PlayStation mi dice che stai giocando a Destiny? Ha il potere dell'ubiquità, ovviamente. Voi non vedete, ma io quando abbasso le mani ho un pad, guardo oltre la telecamera e gioco a Destiny. No, sarà mio fratello a cui ho prestato l'account perché voleva giocarselo. Si fa un titano e se lo porta avanti. Che cavolo, non mi ricordo assolutamente
Ah! No, ok. Eccellente. Matteo Master 17, grazie per il follow, ci dice Wisebot, grazie per averci raggiunto. Adesso arriverà anche lo zombino, così l'orda di followi di Every Eye Crescerà si sempre allarga. di più. Ok, Siamo a 13.956, ci dicono, ci dice sempre sovraimpressione. Wisebot. Beh, dai, almeno per le 3 a 14.000 arriviamoci, quindi Dai. dai, forza, Tra l'altro, spammate un po'. ragazzuoli, è probabile che faremo l'Eurovisione dalle 3. Lo possiamo dire che faremo l'Eurovisione a reti Certo, unificate? a rete unificata, ma già domani con il Q&A, che a questo punto vi ricordiamo appunto di connettervi domani a partire dalle 16, perché prima della diretta di Prey facciamo un'oretta di Q&A, e forse anche Prey lo streamiamo su tutte e due. Che dici, Ale? Sì, Facciamo un si può recast? fare tranquillamente. Lo facciamo anche su YouTube. Ovviamente cerchiamo di seguire entrambe le chat, però diamo sempre priorità a quella di Twitch. Quindi poi chi ci seguirà su YouTube, se vuole avere insomma una certa priorità nelle domande, può venire a seguirci da qua. Giangi chiede: voglio vedere il gatto, ma Luna sta dormendo da qualche parte. Anche per lei è primavera inoltrata e quindi non è attivissima, le piace dormire. Anche i miei obesi stanno dormendo da qualche parte. In giro per la Vereor mi chiede se ho un fratello. Sì, ce l'ho e solitamente viene indicato come il Fossetti buono. Non so il esattamente Fossetti buono. come mai Tra si l'altro sia. io l'ho Scusa. conosciuto tuo fratello. Effettivamente ha la faccia più buona della tua. Ma domani ci sono anche Morlu e Todd con Diablo 3? Sì, esatto. A partire dalle 9, Morlu e Todd vi fanno vedere il negromante, che ormai è stato ribattezzato africano mante. Che ci posso fare? Vi è piaciuta a tutti sta puttanata di Morlu? Ci raggiunge The Gardinian. Ciao, ciao Andre. Peraltro, seguitelo The Gardinian, che è un figo clamoroso. Lo trovate come Andrea Guardino. E ogni tanto anche lui, visto che ci siete in diretta e immagino che vi piaccia seguire i live stream, ogni tanto anche lui sulla sua pagina Facebook, non so se anche da qualche altra parte, magari ce lo può dire, fa proprio degli sketch, si mette un'oretta e mezzo e disegna a ruota libera e Ma poi che disegna bello! li colora in digitale con più calma, però ecco, escono fuori delle cose veramente eccezionali. L'ultima che ha fatto è un demone enorme ispirato a Darksiders, perché era nel giorno del leak di Darksiders 3 e poi dell'annuncio ufficiale, che è venuto colorato, è venuto veramente fighissimo e assomiglia davvero a un'eminenza dell'Arso Consiglio. Se avete visto Darksiders, sapete di che cosa parlo, se avete giocato a Darksiders. Per darvi un aiuto sono le caverne parlanti. Artemisia chiede: Prey lo giocate dall'inizio? Che facciamo, Ale? Lo giochiamo dall'inizio o saltiamo il pezzo della beta? Allora, io se possibile vi faccio saltare il pezzo della beta, semplicemente Ok. perché sono veramente cioè sono praticamente 2 ore e mezza che avete già visto, quindi ve le Esatto. risparmio. Esatto. Poi, scusate se ripropongo, secondo voi quanto durerà Prey? Io credo verso le 15 ore, con un po' di esplorazione anche 20. 20 è una stima molto ottimista, secondo me sono 15 ore con un po' di esplorazione. Che comunque è È una un buona signor durata, eh. tempo comunque. E poi appunto c'è un buon grado di replay value dettato anche proprio da questa duplicità di approccio che abbiamo identificato prima, Però se ovvero fra. considerate il fatto che io la prima ora l'ho sbrigata in 2 ore e 20, potete immaginare, quindi Esatto. questa è una cosa brutta che per colpa di questa abitudine per me insensata di Bethesda, io non potrò, per forza di cose, vedere tutto, 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 tutto. È una cosa Certo. che un po' mi spiace, perché c'è veramente tanto, tanto da vedere. Però ovviamente
La mia priorità è capire se cioè, narrativamente regge botta, che è una cosa importante. Certo. Andrea dice arrossisco, momento marchetta. Sì, momento marchetta, poi ci mettiamo d'accordo dopo per il pagamento, Io voglio il eh. 15% di ogni transazione. Hellstars Gaming dice Francesco, per la felicità di Morlu hanno ufficializzato il PC Gaming Show, guarda, anche per la mia felicità, perché sono sempre contento di farglielo fare. C'era qualcuno che era Tanaka Chief che diceva: cosa vi aspettate da Nintendo e Microsoft alle 3? Allora. Allora, magari rispondiamo più approfonditamente domani durante il Q&A delle 16. Comunque io queste 3 sento questa vibrazione positiva. Nintendo non farà una conferenza Ma non è niente di classica, ma non è niente di stupefacente. nuovo, esatto, però secondo me farà un direct in cui arriveranno grossi nomi, è abbastanza evidente. Ragazzi, Microsoft. io ve lo preannuncio, se dice qualcosa con Monster Hunter, io svengo Switch? in diretta per Switch. Allora, Svengo finché in diretta. svieni va bene. Ci toglierei anche una S volendo, cioè dipende dall'entusiasmo che ci sta in live. Va bene, allora magari la diretta di Nintendo la fate tu e Todd, che non voglio essere Esatto, lì vicino mi quando succede. apprezza. Relativamente a Microsoft, secondo me buona parte della conferenza sarà dedicata a Scorpio. Sicuramente ripresenteranno le esclusive, insomma, che già conosciamo. Io mi aspetto una presentazione molto forte di State of Decay e di Crackdown, ma io spero anche che ritornino almeno due novità, una un brand grosso ed una nuova IP che possa in qualche maniera fare da risarcimento, diciamo così, a chi è rimasto un po' scottato dalla cancellazione di Scalebound. Francesco, come si chiama il libro da cui questo gioco trae ispirazione? Si chiama Atlas Shrugged, in italiano La rivolta di Atlante. È un libro dei tardi anni 50, è un bel mattone, considerato un bel mattone nel senso buono, cioè nel senso fisico, beh, bello grosso, considerato anche uno dei mattoni fondativi della letteratura americana. È impegnativo, ma meraviglioso, e soprattutto ci sono alcuni pezzi che a livello proprio politico-sociale sono incredibili. Peraltro le idee della Rand hanno contribuito in maniera molto forte a scolpire, diciamo, la cultura americana, il liberismo, e insomma, forse anche a strutturare un po' della società che oggi conosciamo. No, no, queste sono musichette che non si possono sentire in questi giochi, assolutamente. Rockenzo dice: avete letto la notizia su Bethesda che ha fatto cambiare nome al gioco Prey for the Ma Gods? lasciamo perdere. Lasciamo Allora, perdere. per me è una caduta di stile Ma notevole, clamorosa. 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 Devo anche dire però che cioè, forse il problema sta alla base, cioè se tu sei un'azienda grossa, enorme, e ci sono dei legali che ti dicono che l'esistenza di un altro prodotto potrebbe in qualche modo nuocere alla diffusione del tuo, e ci sono delle leggi che ti permettono di farli cambiare nome, io non so se in quella posizione qualcuno dice no, vabbè, ma sti cazzi. Fermo restando che è una profonda sciocchezza e anche secondo me un danno a livello di immagine. A Bethesda gli è andata bene quando fu Candy Crush, che voleva far cambiare il nome, non mi ricordo a chi, a The Banner Saga, perché era Male. Candy Crush Saga. Cioè, Lì tutti gli tirarono le pietre perché Candy Crush non era un prodotto amato. A Bethesda gli è andata anche bene, tutto sommato, a livello di immagine. Però ecco, ripeto, secondo me il problema è proprio di sistema, cioè anche se Prey è un marchio registrato, ma essendo una parola del lessico e dell'uso comune, del lessico dell'uso, cioè, ma che vuoi che nessuno se la metta come prima parola di nessun altro titolo nelle epoche future? Ma com'è vaffanculo. possibile? Ma cioè, veramente. Mi ricorda quando forse Sony cercò di. Ci fu un silent scandal per il fatto che cercò
di registrare il marchio, tipo live stream, una cosa del genere. Sì, è vero. Let's play, let's Let's play. play, let's play. È un po' una cosa simile, cioè nel senso, ha veramente poco senso a questo punto. Ale, il plasmide per sciogliere il ghiaccio. Lo so, il problema è che non lo sto trovando affatto. Ah, ok. Il problema è che non lo sto trovando affatto. E comunque, ripeto, per me è un problema di sistema, perché cioè, questo già crea un precedente. Oddio, non è proprio che crea un precedente, perché a quanto ho capito il team di Pray for the Gods non è neanche andato in causa. E No, no, ha magari lasciato l'avrebbe perdere. anche vinta, magari l'avrebbe anche vinta. Però comunque sia che qualcuno possa fare la voce grossa per tenere i diritti di una parola che significa preda, de cioè devono andare a fare nel culo. Chi l'ha pensata sta roba? Sì, il È proprio problema è quando tu malattia. Esatto. dividi i poteri, tra virgolette, all'interno di uno studio, cioè nessuno c'ha mai la visione completa perché Enter the Flame immagino che sia un cavolo di suggerimento, no? Diamine, perché l'avvocato ovviamente non c'ha nessuna capacità di comprensione creativa, tra Sì, certo. virgolette, e quindi lui ragiona come un avvocato, quindi capisce che è una Già, minchia. parliamo di Sky e No Man's Sky. È vero, anche quello dice, giustamente ci ricorda Angelo, anche lì c'è stata Oh, una eccoci qua. diatriba, per fortuna vinta dai ragazzi di Hello Games, per favore. Allora, ragazzi, possibilità di un reveal di The Evil Within alle 3. Hai dato uno spunto interessante, Hellstar's Gaming. Si vociferava, Io eh? però ci Si credo poco. vociferava, però. E gli annunci Bethesda saranno due, ragazzi, cioè c'è poco da E fare. uno già si sa. E uno già si sa che è The New Colossus. L'altro potrebbe essere un nuovo The Elder Scrolls, oppure, perché no, un The Evil Within. Magari ci vogliono puntare. Jed dice: Fra, ma non pensi pure tu che il logo delle 3 di PlayStation faccia pensare a Destiny? Ci sono degli elementi di continuità con quella che era lo stile con cui era stata fatta la mappa interplanetaria di Destiny, diciamo. Però secondo me non è voluta, è proprio una scelta stilistica diversa per dare un po' di movimento al logo, chiamiamolo così, cioè i quattro simboli classici. Anch'io, diciamo, mi sembra difficile che sia più di una coincidenza, insomma. Stai salutando la gente che brucia, vero? Ovviamente. Flix dice Francesco, Felix dice Francesco sborocca, anche sborocco fa parte della lore. Raga, e Cod Vein? Ma allora, guarda, io sono abbastanza incuriosito, devo dire la verità. Il team che ci sta dietro non è proprio, diciamo, uno dei più quotati, diciamo così. Alessandro è molto disilluso, anche Carlo lo so perché leggevo le loro opinioni sul post del Dottor Peace. Potete anche peraltro andare a beccarvi la pagina del Dottor Peace, lo trovate su Facebook. Peace l'ho detto come se fosse piscio, ma no, non era così. Io però pensavo subito a quello, chissà perché. Io invece sono curioso almeno di provarlo e di vederlo questo Cod Vein, però ancora manca Però veramente tu hai poco. giocato E a God sì. No, dai, il 2 mi anche non mi è dispiaciuto. Sei stato un sacco diplomatico, sei stato. Sei stato proprio un casino diplomatico. Io ho fatto fatica, onestamente. Ma non solo per il fatto che comunque è tecnicamente fermo al ventennio scorso, ma anche per il fatto che è un gioco di una banale, cioè ripetitivo, è riciclato in tante cose, fondamentalmente inconsistente, con una trama, se si può dire trama, No, che trama non si per può dire. proprio, quindi non. Sì, Francesco, rimane un Souls-like, cioè sarà un Souls-like con un gameplay action. Vi dico comunque, non vi aspettate di vederlo a Los Angeles, perché mi è già arrivata la schedule degli appuntamenti Bandai Namco. Torneremo a parlare di titoli nipponici, ma non di quello, per quanto ne so.
a meno che non cambino idea all'ultimo momento. Rick chiede se porteremo la... No, infatti è un po' tardino per cambiare idea adesso. Rick chiede se porteremo la raccolta di Crash Bandicoot poco prima dell'uscita. Sì, certo che la porteremo. Speriamo veramente di farlo prima del day one. Quanto all'aspetto, io devo dire moderatamente, perché secondo me la trilogia di Crash Bandicoot è uno di quei giochi che, al contrario di questo Bioshock, che è invecchiato molto bene, a parte che gli anni non sono gli stessi, però ecco, secondo me Crash è un po' invecchiato malino, perché il canone dei platform ha fatto grossi passi da giganti, e a dire la verità, già quando c'era Crash... Grazie, perché mi sento scemo quando dico queste cose. No. Già, cioè, quando c'era Crash c'era altra roba che gli... Ma molto meglio. Posso dire, cagava in testa. Ma tralasciando quella cosa, cioè io capisco il è valore... È un legame nostalgico, cioè è quello il fatto. Però oggi l'ho visto un po' arrancare parecchio. Poi vedremo. Cioè, sicuramente si tratta di un'operazione con un impegno produttivo interessante, almeno l'operazione di ammodernamento tecnico c'è, si vede. Sai mai che poi ti esce qualcosa come Wonder Boy, che alla fine mi sono comprato in digitale su Switch, me lo sono giocato tutto in viaggio ed è meraviglioso, e quello sì è un altro gioco che è super attuale nonostante sia uscito su Master System. Magari riescono, perché poi è tanto che non ci metto le mani sopra a Crash, quindi magari hanno lavorato per rendere un po' più fluido il tutto, un po' meno legnose le animazioni, le interazioni con l'ambiente. Vediamo un po'. Ma io sicuramente lo aspetto con, cioè lo giocherò con curiosità. Io sono curioso più che altro di come reagirò io a Crash. Nel senso, a me l'originale non piacque, nel senso lo trovai banale rispetto a altre cose che c'erano già sul mercato, altre cose fatte da Nintendo nello specifico. Sì, quindi, esatto. Quindi proprio non... mentre... l'hai appena detto, oddio il titolo... Wonder Boy? Wonder Boy, cioè già al tempo... Era clamoroso. Era anni luce avanti rispetto a... Quindi a quello lì è un po' ponci po', ti piace vincere facile. Ci hanno appiccicato un graficozzo carino. E beh, lì in realtà hanno fatto un lavoro veramente eccezionale, certo, perché hanno sostanzialmente fatto retro engineering sul codice originale. Quindi di base Switch proprio penso che emuli di fatto il gioco originale. E poi loro hanno creato una grafica tutta disegnata a mano con delle animazioni eccezionali, le cui animazioni si accordano ai tempi di quelle vecchie, diciamo tradizionali. Sono affascinato. È veramente bello, proprio come approccio, secondo me è molto rispettoso. Esatto, come giustamente diceva Giuseppe anche nella recensione, è un approccio molto filologico che però riesce a modernare veramente nel senso vero e proprio della parola il gioco. E quindi fatelo, dura pochino perché all'epoca i titoli non erano troppo estesi, però merita veramente tanto. Che prestrizioni di tipo tecnico. Ovviamente. No, ma io infatti voglio assolutamente recuperarlo, per maledetto tu sia sempre secola secolare. Che ho Matteo fatto? Dice, per il fattore nostalgia avrei preferito Spyro. Matteo, anche secondo me Spyro aveva qualcosa da dire in più. Peraltro anche lì, anche Spyro poi è finito nelle mani di Activision, che detiene sostanzialmente i diritti su due delle mascotte PlayStation più importanti di quegli anni. Spyro era un buon platform 3D, cioè vabbè, anche lì non è che si arriva ai livelli di, diciamolo ormai, il nome Sua Maestà Mario 64, sempre saldato. Però comunque Spyro era figo, cioè aveva delle ottime trovate. Beh, purtroppo secondo me è già un altro paio di mani che Spyro. Anche secondo me, a Crash. Infatti, io sono d'accordo con Matteo. Francesco chiede: cosa ne pensate dell'ultimo Battlefield, soprattutto per quanto riguarda la componente online e la personalizzazione del personaggio? Allora, di nuovo invito comunque a fare
a conservare le domande un po' off topic per il Q&A di domani che facciamo a partire dalle 16. Giusto? Dalle 16, sì. Sì. Su tutte le, in Eurovisione, come diceva Ale. In generale, però, vabbè, la componente online dell'ultimo Battlefield è quello, è il fulcro centrale dell'esperienza. Quindi, per quanto ben fatte siano alcune soluzioni narrative della campagna single player, alcuni momenti, diciamo, più che soluzioni narrative, per quanto siano molto evocativi, poi non è quello il pilastro centrale. La componente multiplayer è veramente eccezionale, assieme a Titanfall, e fa un po' specie dirlo perché è concorrenza Electronic Arts è fatta concorrenza interna, assieme a Titanfall è sicuramente lo sparatutto multiplayer migliore della scorsa stagione. Jed dice: forse sono l'unico a cui non piacciono i giochi con i personaggi tipo Mario, Sonic, Crash. Ma dipende. Allora, devo dire che una parte dell'affetto che si nutre per i personaggi arriva sicuramente dal fatto che tanti di noi hanno giocato quei titoli in una fase in cui eravamo spugne. Esatto, esatto. Per esempio Yooka-Laylee oggi secondo me fatica molto di più, al di là poi di quelle che sono le trovate di la riuscita del gameplay, tipo Laser Sweet Larry. Esatto, cioè fallo oggi un titolo con Laser Sweet Larry, la gente ti sputa. Dicevo che oggi sì, ci sarebbe un po' più di difficoltà secondo me a identificare proprio una mascotte, però secondo me hanno ancora un loro valore anche questi personaggi alla fine. Vieni qua. Jed dice: io ho 35 anni. Io ne ho 33, quindi. Io 32 quasi, quindi. Che vecchi di merda, ragazzi. Porca miseria. Non siamo vecchi, siamo maturi, siamo. Esatto. Antichi semmai. Così è peggiorato ancora di più, cioè adesso. No, perché sento che mi devono fare la datazione al carbonio delle balle, cioè. Perché in antichi c'è anche questo senso di, come posso dire, diaulico di... esatto. Fra, ma una live su Destiny 1 per salutarlo l'ultima volta con l'arrivo imminente del 2 potrebbe non essere una cattiva idea. Potremmo fare un raidino. Adesso sento un po' i ragazzi che giocano con me, vediamo. Il problema dei ragazzi che giocano con me è che secondo me gli partono dei bestemmioni allucinanti. Adesso gli lancio un cadavere. Pensate, chiede Man vs Food, che con l'introduzione dei poteri Typhoon in Prey potremmo avere addirittura due tipi di gameplay diversi, tanto da giustificare una seconda run oltre al fatto dei finali multipli. L'idea sarebbe proprio quella. Dico di sì. L'idea sarebbe proprio quella. Un'idea che in nuce c'è nascosta. Sentila, in nuce, mi faccio schifo adesso. Un'idea che sotto sotto, diciamo così, è nascosta anche in Dishonored 2, perché tu puoi rifiutare i poteri dell'esterno, scusate. Però Dishonored 2 è una scelta un po' estrema, devo dire. In Prey, con tutto il sistema di crafting e la possibilità di utilizzare invece anche le armi, probabilmente è un po', cioè una buona varietà di armi è un po' più fattibile la cosa. The Guardian, Andrea dice: non siete antichi, siete venerabili. Addirittura. Ricordiamo che mio zio è un parroco, quindi io ce l'ho proprio di diritto il termine venerabile. Credo che sia proprio garantito dalla legge, se non sbaglio. Volta di vetro in ignoranza. La volta c'è questa settimana? Sì, c'è questa settimana. Quindi, vabbè, a parte che poi a 3,90 ci sta sempre, senza le sfide, ma ci sta sempre. Allora, possiamo anche fare volta e crota, se siamo bravi, facciamo anche tutte e due. Anche Axis. Sarete di livello 388 milioni, sarete. 400, più di lì non puoi salire. Voi avete craccato il gioco e siete arrivati oltre. Elstars Gaming dice: io pensavo che Francesco avesse meno di 30. E io faccio il balletto. No, allora, il balletto del ventenne. Voi non sapete, quando io ho scoperto l'età di Francesco, sono rimasto turbato. Perché io sembro onestamente molto più grande di lui. In realtà lui è leggermente più grande di me.
E non si può, in questo caso non si può neanche dire che sono i videogiochi che, che no, ti mantengono giovane. No, cioè proprio... Ah, cioè, però... diciamo che io ho vissuto di più. Proprio. Cose a caso, capito? Le classiche cose da nonna. Eh no, niente. Qui devo per forza andare in cortocircuito. Adesso, determinazione assoluta. Massimo sforzo. Giarco dice io ne ho 2017. Esatto. Esatto, Giarco, perché Giarco, tu sei l'immortale Giarco e vabbè. No, infatti oggi è il 2017 dopo Giarco, si comincia a contare da Giarco, giusto? Esatto. Cioè, before Giarco e after Giarco. Grazie Giarco di esistere, ci hai salvato la vita ieri. Ah, qui ci stanno delle cose. Francesco, ma tu li tieni bene i 33 solo quando corri a macchia un po'? Lasciate fare, che ieri ho fatto sti 6 km. Minchia, guarda, ti volevo mandare. Allora, ti ho commentato con una foto di un panino indecente. Sì. E ti volevo invece mandare la foto di me che mi allenavo, che avevo una faccia da gorgonzola praticamente, da sfatto. Che tu non hai idea, tra l'altro. Eravamo rimasti tipo in tre in palestra alle 10 e erano tutti messi come me. Infatti stavo per proporre una birra invece dell'allenamento, ma non mi si è cagato nessuno. Senti, cioè qui c'è... mi sa che è nata qualche cosa nella live di ieri, perché qui c'è Mantis Horizon che dice e si va con il giarcheismo. Io spero che qualcuno abbia voglia di fare la pagina Facebook ufficiale del giarcheismo. Cioè... soprattutto studiare la grafica del giarcheismo. Dottore? Sì? Non la vedo bene. Non mi spari, dottore. Questi medici della mutua. Scarica Rantastic. Sì, ce l'avevo Rantastic, ma non ho messo la roba di condividere per avere gli incitamenti. Perché mi sembra una è di una tristezza rara comunque quella cosa lì. Senti, Verer chiede quanto andrà avanti la live. Quanto andrà avanti? E ancora un quarticello, direi. Un quarticello, sì. Tra l'altro non sono ancora mai a parte sto giocando a medio. Ti ho tirato un bidone, ti ho tirato un bidone. Buon dottore. Ed ecco Atlas. Il nostro amicone Atlas. Ormai lo sanno tutti che è un amicone finto. Ah no, è vero, c'è qualcuno in chat che non ha giocato ancora a Bioshock, quindi me ne sto zitto e muto. No, c'è qualcuno che non l'ha giocato. Ah sì, sì, è vero, era... Cioè, l'ho chiesto prima, giusto. Ah, Francesco, per caso fai MMA? No, adesso non più. Semmai è Ale che adesso fa. Allora, cosa fai? K1? Io faccio K1, ma avendo una formazione varia, di base c'ho anche degli allievi che fanno MMA. Quindi ogni tanto mi faccio picchiare anche a terra. Bravo. No, io che non faccio. Che non combatto ormai è da un bel po'. Più di quanto mi piacerebbe che... E qui hai perso l'hackeraggio in maniera... clamorosa. Sì, veramente. Insomma, non combatto da un bel po', ma facevo Sanda. O Sancho, insomma, era... vabbè, Ale lo sa, ci siamo visti anche durante un campionato italiano. Ci siamo visti a Cagliari. Cioè, in realtà io l'ho visto e l'ho ammirato da bordo ring, mentre prendeva... dei calcioni sulle gambe. Ma dei calcioni fortissimi. Quello fu il campionato italiano. E io il giorno dopo partivo per Los Angeles. Ed è stato il volo più terribile della mia vita. Perché avevo le gambe che mi facevano. Perché avevo preso degli scoppi veramente forti. Avevo vinto. Vi odio tutti. Siete delle bruttissime persone. Cose. Dicevamo. Esatto, Fix ha ragione. Adesso fa sushi, Francesco. Sono campione mondiale di sushi.
Io comunque sono per continuare fino al disgregamento anatomico dell'atleta. Comunque. Tra l'altro, cioè, mi trovo a fare commenti da vecchissimo, del tipo, proprio in questi giorni mi sono ritrovato a dire a uno dei miei allievi quando avevo l'età tua. Mi sono sentito subito malissimo. Gli ho detto, io quando avevo l'età tua, il sacco a testate lo buttavo giù. Cioè, il passo successivo è andare alle 5 e mezza del mattino ad accompagnare i muratori a fare colazione e poi al cantiere, capito? Comunque sappiate che a Los Angeles andiamo io, Ale, Todd, che adesso ha riniziato ad allenarsi e fa box. E quindi non lo so, o facciamo un match live di Street Fighter sulla spiaggia di Santa Monica, oppure andiamo a picchiare le gang. Non Capito? so. Abbiamo un'opzione light e poi un'opzione da morte sicura, cioè quindi chissà quale sceglieremo. Tu è vero, tu non lo sai, però qui adesso arriva il momento, Cioè i io con la barba feels, arrivano i glitterata, feels, pugni mucche, e ha fatto mu, è un hashtag che non dimenticheremo mai. Pugni mucche. che storia c'è dietro pugni mucche, C'è la scusa? storia che una volta, insomma, io volevo provare, ero con dei compagni con cui mi allenavo. E volevi picchiare una mucca? Ma cioè, sta cazzo di mucca era proprio grossa e tu la toccavi e ti veniva proprio la voglia di sentire che effetto faceva, tirargli proprio un cazzottone. E niente, ho provato e poi mi chiesero in chat e che cosa è successo e io dissi, beh, niente, ha fatto mu. E quindi poi da lì nacque Pugni Mucca, che era il nick di un personaggio su H1Z1, se non erro. Tu l'hai prosciugata? L'ho prosciugata perché Prosciughi? sono un pezzo di fango, sì. No, Va bene. in realtà perché non l'ho mai prosciugata. In realtà l'ho giocato tipo 2-3 volte, ma non l'ho mai prosciugata per pietas. E invece adesso voglio fare il figlio di quella gran. Ok. Mi sa che non tanta gente sapeva di questa cosa della mucca. E tra l'altro, ricordati che il PETA è in ascolto, sempre, comunque. Adesso ti arriveranno a casa i gruppi speciali della Vegan Force e Ragazzi, ma ero giovane, sì, stavamo sì, cazzeggiando, vedrai, volevamo vedrai. provare. Non Ti fanno una pista per biglie col sale grosso direttamente intorno al foro di uscita, guarda. Non lo sapeva nessuno di questa cosa della mucca, mi sono rovinato con le mie stesse mani. Chi è che si riferiva? Tra l'altro, io ho ignorato bellinamente la chat perché sono rapito come 10 anni fa No, dal. adesso c'è tanta gente che mi prende a male parole per questa cosa della mucca, ma non le è successo niente, ha solo fatto mu, veramente, eh? E poi Solo fatto mu. E poi c'è Andrea che dice: Team Every Eye ripulisce il crimine. Certo, facciamo altro che i Defenders se ci fanno una pippa a noi. Sì. Tra l'altro, il team più brutto secondo me dall'alba dei tempi a questa parte. A parte Luke Cage, che veramente è l'incarnazione fisica di Once you go black, you never come back. Proprio, cioè, io. C'è anche Matteo che dice: Pugno Mu ed è già pronta la nuova canzone dei Poppe. E fra l'altro sono ad Arezzo questo sabato. E se vi va di andare, fateci un pensierino. Se non li avete mai sentiti, fanno musica particolare per certi versi, Bello, ma come ha molto, molto sottolineato per certi versi, per certi versi. capito? Ti fa pensare proprio al disagio. Fra l'altro, ricordiamo anche che alle 3, oltre a Ale e Todd, ci saranno anche Francesco Serino e il nostro Giuseppe. Più il cameraman, supporti vari ed eventuali, faremo dirette tutti i giorni, quindi se vi capita venite a iscrivervi, se ci state seguendo in Sempre da replica, ubriachi, venite. tra l'altro, eh. No, perché le facciamo alle 8 di mattina, Ale, cioè non va bene. Dici che alle 8 di mattina c'è una colazioncina Ma con cereali e Campari? No, eh. no, forse no. Cioè, che diamine.
Anni e anni di allenamento al fegato buttati, guarda. Tra l'altro io in realtà faccio schifo perché sono praticamente astemio, cioè. C'è Lian che dice: la verità è che poi la mucca, è arrivata mamma mucca, ha tirato un cazzotto a Fossetti e lui ha fatto fo. Oddio, questa è brutta forte, proprio. No, è una storia bellissima. È proprio, cioè, ma quando è che fanno la riduzione per il copione di questa cosa qui? Ma smettete di spararmi, sono una brava persona. A parte che prosciugo le bambine, ma. Che poi tra l'altro prosciugo le bambine è brutto, detto Scusami, ma tu ti beccavi le scimmie? proprio. Io che facevo? Beccavi le scimmie? Sì. Ti beccavo le scimmie a cannone. Davvero? 0,4, 5, E poi 16. vieni a dire, e poi adesso se Però arriva l'esposto dalla peta, dici che è colpa mia perché ho raccontato la storia della mucca? No, dico che comunque mi hai traviato per fare questa cosa qui. Cioè, io comunque, visti i tuoi precedenti di violenza bovina, dico che mi hai spinto a fare questo atto crudele nei confronti di quella povera scimmia lancia energia con pochissimi poligoni addosso. Va bene. Comunque questa live è andata come sempre, ragazzi. Abbiamo cominciato con Ayn Rand, la rivolta di Atlante, il mini Io anarchismo, già lo tutte queste sapevo al cose tempo, tu stavo letterarie e zitto. poi cagare sulle scimmie morte. Teabagging è importante precisare, cioè, teabagging è diverso. Immagino i pensieri che ti sono circolati in mente in questo Sì, esatto. Ah, intanto è arrivato, ve lo dico, la presentazione del secondo DLC di Mafia 3, Faccende in sospeso, legata da una fratellanza forgiata in Vietnam. Ah, potrebbe essere interessante. Interessante. Ma il problema di quel gioco non è mai stato la narrativa, cioè nel senso. No, Le storie sono anche belle, il problema è che tutto quello che ci sta intorno che non funziona tanto. Ma che fai, matto? Che funziona tanto bene. Che poi queste vocettine qui mi inquietano tantissimissimo. come Mantis devi cercare su internet che cos'è il teabagging? No! Scusa Mantis, ma quanti anni hai? Cioè adesso. Ce l'hai una musica di Super Quark da far partire sotto, per favore? No, cioè. Come potrei, tra l'altro? Trovala tra la sinfonia sulla quarta corda e io spiego che cos'è il teabagging. No, ma io Avevo solo una dicevo. ciabatta! Io dicevo di cercarla su YouTube da qualche parte, non di interpretarla liberamente. Ma che cos'è sta roba? Ma chi sto portando a Los Angeles? Aiuto. Disastro, Senti, che disastro. allora, io sono quello creativo, capito? Che sai che la vicinanza concettuale con Cretino è proprio un attimo. Quindi, bambina! E poi così, bambina dal nulla. Oddio. C'è Carlo che ti favorisce un link. Non saprei come pescarlo adesso, cioè. Va dalla chat, va bene. Niente sinfonia sulla quarta corda, ragazzi. Perché voi dovete sapere che io streamo su 10 computer diversi, quindi mi arriva una cosa su uno schermo, ma in realtà dovrei portarla su tutto un altro computer per mandarle streaming. Giustamente Lian dice, io volevo solo fare un bello show. Ragazzi, sono momenti di altissima televisione, inutile che. Cioè, è anche tornato Papi in TV in questi giorni, quindi. Cioè, questo è tutto diciamo. Un input per la fine del mondo imminente. Io la vedo così. Tra l'altro, pallettoni. Io che cosa ti posso Va bene, sparare? comunque Mantis si ritratta e dice che sa che cos'è il teabagging, quindi insomma. Sì, ecco, così sono capaci tutti. Dove sei finito? Big Dead? No, Big. Madonna, quanto picchi, Big! Alle 3 farete live sul cibo spazzatura? Sì, ho deciso, la facciamo. La facciamo.
tiro il corpo andiamo di un bambino. Andiamo a comprare le peggio cose e le mangiamo in diretta. Tra l'altro, voi non sapete, cioè probabilmente lo sapete perché l'ho fatto anche in diretta, io ho una assuefazione maledetta per gli energy drink. Ora, l'ultima volta che sono stato negli Stati Uniti... L'ultima volta che è stato a casa mia, che è stata anche la prima volta, esatto, prima di tornare a prendere il treno per tornare giù, lui ha detto vabbè dai mi prendo questo energy drink e è andato a cercarne anche uno che non aveva mai assaggiato e ha fatto la recensione. Esatto, esatto. Ho detto, se non mi sbaglio, ho detto bella merda, è stata sì, esatto, sintetica ma comunque efficace. No, e quindi praticamente l'ultima volta sono stato, ho bevuto una porcata che si chiamava X5, che suona di roba sperimentale, che fondamentalmente ha il contenuto in caffeina di 5 energy drink. Voi direte perché? Ma perché era non una, sto bene. Era uno sciottino sostanzialmente. No, era una lattina da 500 ml. Ah, okay, perfetto. No, perché ci sono anche gli sciottini che si chiamano tipo 10 hours energy, che tu li bevi e secondo loro ti... Sì, vabbè, la tachicardia è la cosa più piacevole degli effetti collaterali che ti può succedere. E te le faremo assaggiare. Sei insieme. Io mi presto, cioè nel senso. Tra l'altro, l'elettricità. Quindi, l'elettricità. Non ce l'ho più. Come? La sto desiderando da quel dì. Non ce l'ho più perché l'ho scambiata con una cosa che non mi serviva a nulla. Perché c'era solo un numero limitato di slot attualmente sbloccati. Molto bene. Quindi ne posso utilizzare solo due. E ho fatto l'errore. Mi serviva per tantissime cose. Ma tanto adesso stiamo chiudendo. Quindi la lascerò così. Però mi è rimasto qui quel Big Daddy. Adesso appena chiudiamo, vado a penetrarlo malissimo. Cerro Canzo dice: ma perché sembra che il protagonista abbia l'artrosi alle mani? Perché c'è là. Vabbè. Tra l'altro ha delle unghie bellissime, guardate. Cioè, proprio... Va bene, ragazzi, abbiamo fatto un bello show di una mezz'oretta, di un'ora e mezzo. Con punti di altissima comicità, come la mucca che colpisce il fossetto e lui fa fo, oppure io che sono una ciabatta. Quindi, momenti che non scorderemo. Ma lo so che arriverà alla GIF. Come sulla sbagli, fossa vuoi che non ci sia già... Sulla cosa, scusa? Sulla fossa. Pensavo che fosse una delle regole che non si poteva parlare della fossa. No, della fossa, si può parlare, è che a entrarci, cioè ci deve entrare il vostro rischio e pericolo, ma se ne può sappiate parlare. Che la mia prova d'accesso è stata mangiare degli scarafaggi. In realtà non me l'hanno chiesto, però l'ho fatto comunque. Va bene. Ragazzuoli, è stato un piacerone come al solito e l'appuntamento tra l'altro è, senza che mi ammazzate, è a domani, abbiamo alle 4 questo Q&A e poi giocheremo insieme con Prey. Si spera che sia più in sentimenti di oggi e riesca a formulare dei pensieri di senso compiuto, cosa che tra l'altro è generalmente al di sopra del mio standard cognitivo e quindi nulla. E lui balla. Wisebot dice: questa live ti sta piacendo? Perché voi dovete immaginarvelo così. Questa live ti sta piacendo? Allora clicca su follow, porca miseria, clicca su follow! Diventa anche tu un follow. Ragazzuoli, abbraccioni, alla prossima, a domani, ciao ciao, buona serata. Ciao.